In occasione della giornata dell'Unità Nazionale, il Museo del Risorgimento Italiano ha riaperto al pubblico dopo circa 30 anni, dal 17 al 19 marzo, la Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino. L'iniziativa, che ha avuto un'anteprima con la visita delle autorità, è stata patrocinata e sostenuta dal Consiglio regionale del Piemonte. Monumento nazionale dal 1898, la Camera Subalpina ospitò l'attività legislativa del Regno Sardo tra l'8 maggio 1848 e il 28 dicembre 1860. Dal 1938, anno del trasferimento del Museo del Risorgimento a Palazzo Carignano, divenne parte integrante dell'esposizione. Dopo gli importanti interventi di restauro del 1988 e del 2011, non è più stata accessibile. Dopo 30 anni ci è parso doveroso dare per 3 giorni questa possibilità al nostro pubblico. Riteniamo che il visitatore intercetti 2 emozioni. La prima, quella del luogo, un luogo architettonicamente straordinario, siamo nel lato guariniano del palazzo. L'altra più intangibile, abbiamo voluto rendere visibili con dei cavalieri di cartone alcuni dei nomi che si sono seduti su questi scranni. Impossibile non provare un brivido lungo la schiena a leggere che qui si sono seduti Cavour, D'Azeglio, Balbo.